Dicevo, forse oggi riesco a... Parliamo di bug. Parliamo di bug, ragazzi. Vi giuro che non passa una singola ora in cui io giochi a tale titolo e non incontri, perché sì, io li incontro proprio face to face, un nuovo bug. Ragazzi, è pazzesco. Questa sarà chiamata proprio la season dei bug, mai visti così tanti. Vi faccio un esempio così veloce, ragazzi miei. Questo è proprio l'ultimo, guardate un po' qui. Landing, fase 4 di 5, gioca partite. Ok, va benissimo. Non termina qui però la cosa, perché guardate un po'. Vabbè, potremmo fare anche un landing di 2 metri, non cambia nulla, guardate. Va benissimo, io adesso quitterò perché sinceramente non voglio fare nessun tipo di exploit. E soprattutto non mi piace completare le sfide in questa maniera. Ma sapete qual è la cosa buffa? È che la missione che troviamo qui tra gli incarichi di questa settimana è praticamente la sostituta di un'altra. Perché non so se ricordate, ma ieri con l'uscita della nuova settimana e degli incarichi natalizi avevamo una sfida che ci diceva di distruggere delle decorazioni natalizie con un veicolo. Tale sfida, distruggendo un singolo oggetto, faceva livellare tantissimo i player che appunto cercavano di distruggere ogni singolo item in giro per la mappa. Alcuni ne hanno abusato tantissimo e si sono fatti forse 20-30 livelli in 5-10 minuti, pazzesco. Fortuna che tali bug non vadano ad intaccare il gameplay, perché ragazzi, ne ho visto davvero di peggiori, negli ultimi giorni. Non li ricorderò tutti quanti, ma sicuramente potrei stilare una classifica al riguardo. Ad esempio, vi sarà sicuramente capitato di non riuscire... Oh, frate, stai calmino. Di non riuscire a correre per tutto il match. Esatto, ragazzi. Se non riuscite a correre dal fregame, inutile, non ci sarà nulla da fare. Non riuscirete a speedrunnare per tutta la durata della partita. Uno dei più brutti, ma vi giuro lo odio, è quello di non riuscire a saltare sugli oggetti. Vedete? Fare un po' di parkour in questa maniera. Nel momento in cui cerco di arrivare qui, il gioco mi teleporta giù. E non so quanti tra di voi che stanno guardando questo video sarà capitato, ma ci sono stati match in cui io non riuscivo a caricare. Ragazzi, l'arma rimaneva a 0 colpi e nulla. Non avveniva questa cosa, non potevo più ricaricarla e dovevo far ricaricare ad esempio l'arma ad un mio amico. Dovevo droppare proprio le armi così, fargliele ricaricare, ricontinuare a sparare al nemico e dopodiché, ragazzi miei, caricare nuovamente. Un altro che odio è quello del redeploy con la scivolata così. Intanto mi ha dato un altro landing, vabbè. Praticamente il deltaplano si bugga nel momento in cui atterriamo e cerchiamo di scivolare e non ci fa effettuare tale azione. Ce ne sono tanti altri, ma al momento non ricordo, ragazzi. Avvisatemi voi qua sotto tra i commenti, perché sicuramente sarà capitato altro. Parliamo ad esempio del martello. Alcune volte non colpisce i nemici che sono all'interno dell'area in cui andiamo a mirare. Mi capita anche di vedere persone che riescono a picconare in aria per fare quel rollio e andare avanti. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi miei. Comunque sia, non me ne vengono altri in mente, ma ce ne sono davvero tanti e lo so. Cosa significa tutto ciò? Che da quando la season è cominciata, ragazzi miei, mi hanno rovinato un sacco di partite, un sacco di gameplay che purtroppo ovviamente ho perso, il tutto dovuto a questi errori che sto odiando, ragazzi miei. Voglio un fix generale, una mega pacciona che riporti tutto quanto in ordine. Poi qua sotto tra i commenti fatemi sapere qual è stata la cosa più brutta a livello di bug, ovviamente, che vi è capitata in partita. Tra l'altro, quanta XP mi manca? 5000 punti esperienza. Forse oggi, ragazzi, ma dico forse, forse oggi riesco... Vogliamo parlare di quanto sia rotto lo Scar, ragazzi? Di quanto smiri quest'arma? Dicevo, forse oggi riesco a... Parliamo di bug, ragazzi. Cosa è appena accaduto al mio personaggio? Cosa, ragazzi?
Ecco, mi è venuto in mente un'altra cosa. La scivolata si va a buggare spesso e volentieri zoomando la nostra immagine. Non come è accaduto in questo caso. Il bug che avete appena visto è la prima volta che mi capita, ragazzi miei. E concludendo la frase che avevo appena cominciato, forse oggi riuscirò a farvi vedere il mio level up con una pizzetta del capanno di mezz'inverno. In questo momento mi trovo a livello 289, ben 4551 punti esperienza per livellare al 290. Detto con tutta sincerità, credo proprio che domani mi troverete al 300, ragazzi miei, e vi lascio indovinare una cosetta. Secondo voi, raga, secondo voi, ipotizzate, che livello raggiungerà il vostro Martexone prima che questa season volga al termine? Fatemelo sapere qua sotto tra i commenti. Comunque, prendiamo la prima pizza del capanno, e quindi quella sul ceppo. Boom, bellissima la sfida che compare lì in alto a sinistra. Il level up però no, il level up qui non appare. Vediamo se abbiamo livellato, ovviamente sì. 290 ragazzi, 290, prendiamo la seconda pizza. È proprio qui, tra Jonesy e la skin che uscirà domani nello shop giornaliero. In realtà vi è una skin prevista non per domani, bensì per il 24, e quindi la vigilia di Natale. Non so però se sia lei. Io comunque sia dovrei attivarla oggi intorno alle 16, molto importante. Prendiamo la pizzetta tra Jonesy e la ragazza qui sul divano. La ragazza, sì, vabbè. Ok, 2 su 3, e dopodiché avremo finito tutte le sfide di mezz'inverno. Benissimo, let's go raga, exp a manetta. Io però oggi lo devo fare. Oggi devo farlo. Forse ne apro uno solo. Vediamo qui che cosa abbiamo. Gaff comunque è troppo troppo bello, ragazzi. Non si è spostato, eh. Sulla sinistra il frigo invece ieri è cambiato, ed oggi non lo hanno modificato per nulla. Qui il crackshot è come se stesse di guardia. Gli altri invece sono prigionieri, ed un pan di zenzero è pronto a farli fuggire. Quindi ragazzi miei, li sta per salvare. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Ogni singolo giorno, a quanto pare, quasi ogni singolo giorno, cambia la storiella all'interno del frigo. Allora, questo non lo possiamo ancora aprire su questo account, va bene. E vabbè, apriamo questo, dai. Lo apriamo così, istant. Non ricordo neppure cosa si celasse al suo interno. Vediamo. Bene, 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 bene. E togliamoci anche questo, dai. Questa per una lobby music davvero bella, carinissima. Andiamo. E finalmente domani, anzi oggi, potrò aprire questo regalozzo. Potrò aprirlo oggi, eh. Potrò aprirlo oggi. Sono finiti tutti i regali sulla sinistra. Mamma mia, posso dirlo, raga? Quanto è brutto il capanno di mezz'inverno con tutti i regali aperti in questa maniera. Madò, che tristezza. Io spero che il videozzo di oggi sia stato di vostro gradimento. Se così fosse, un bel codico Martex e la tienda di Fortnite per tutti i vostri acquisti, per tutte le vostre shoppate natalizie nell'item shop. E vediamo che cosa hanno droppato quest'oggi. Un po' di baschettari. Sì, ogni volta mi dite, non si chiamano baschettari. A me piace così. Ragazzi, a me piace così. Manichino, bellissimo. Ava, anche lei scoperta per la prima volta ad Halloween. Bellissima. Penny, Sagan, Ascia Borchiata. Ma dove vai? Vista ieri. Raga, K-Mot, da 200 V-Bucks da acquistare. Qui abbiamo un sound pazzesco. Ok, va bene. My Hero Academia con... sì, stavo dicendo Bill Gates, vabbè. Mr. Beast... Rick Grimes con Daryl Dixon e Mission, tutte le serie di icone. Ma scopriamo l'evidenza di oggi. Che cosa abbiamo? Un sacco di wrap. Ah, i wrappetti nuovi. E gli alpini. Ragazzi, abbiamo gli alpini. Era solo un sogno alpino. Madò, l'assalpino coreano comunque sia è il più bello. Quanto è bella sta skin, ragazzi, l'ho utilizzata in un sacco di tornei. Belli miei, noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino. Mi raccomando, qui in basso a destra sulla voce supporta un creatore. Non dimenticate di digitare Martex maiuscolo oppure minuscolo. Non cambia assolutamente nulla e scade ogni 14 giorni. Noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino ogni giorno alle 7 qua sul canale, oppure con uno shorts quotidiano alle 14. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Sabrador!